Allora, oggi abbiamo colto un'occasione al volo perché Newroz fa qualche minuto farà un'intervista pubblica qua al Panarock di Spilamberto. Newroz per noi è praticamente il vincitore morale dell'ultimo X Factor. Newroz, come si sta a uscita dalla gabbia di X Factor? Ma si sta bene, cioè, nel senso che è stata un'esperienza chiaramente che è servita moltissimo, soprattutto con un pigmalione Di di peso grande come peso come Elio, certo. che chiaramente insomma, mi è stato molto vicino, devo dire. E continua ancora adesso. Perché Ah, nonostante sia quindi. finito X Factor ci sentiamo spesso, Ah, bello questo. quindi è nata proprio un'amicizia. E niente, quindi si sta bene perché diciamo che il palco, Quello quello vero, vero, quello vero. dove si suda, si sputa sangue rock and roll sul palco con le ossa, diciamo che lì riesco un attimino più a essere, non sono più in gabbia, quindi questo è un Infatti, bene, questo questo è un bene. è un gran bene. E infatti adesso abbiamo cominciato proprio questa avventura portando proprio dal Dal vivo, in quei vivo pezzi. i miei pezzi e anche cover riarrangiate, ma insomma la cosa principale adesso insomma stiamo facendo dei live, però stiamo lavorando sul disco nuovo. Ma la risposta del pubblico dal vivo com'è nei Ma tuoi confronti? guarda, è una roba allucinante, cioè io sono felicissimo perché devo dire che è un pubblico che sono proprio favolosi perché mi danno sostegno grandissimo. Devo dire che, cioè, infatti ancora adesso stiamo smaltendo anche con i ragazzi l'energia dell'ultimo concerto al fuori orario di Taneto, Gattatico Reggio Emilia, Sì. che è stato Bello, veramente meraviglioso. Sì, bello. la gente era calorosissima, noi abbiamo fatto un bel concerto, direi, e c'è proprio un Bel calore, un clima, bel clima. sostegno, sì. Bello. Adesso tu Sì. dicevi che state lavorando anche al disco nuovo, quindi nel tuo futuro cosa c'è a livello artistico? Beh, a livello artistico io intanto adesso allora, il discorso è questo qua, che se uno vuole fare il solito disco lo fa uscire dopo un mese, però dopo fai una cosa come la fanno tanti. Invece stiamo cercando di fare qualcosa di particolare, insomma, di fare un disco particolare. E non ci interessa di farlo anche troppo particolare, perché c'è nel senso, perché no? C'è nel senso, voglio dire, a noi non ci interessa che il nostro disco venda tante copie. Cioè, nel senso, Interessa fare un bel disco. a me interessa fare a me in generale mi piace fare le cose belle, cioè fare qualcosa di artistico. Poi magari al mercato piacerà meno, ma chi se ne frega? Cioè, Sì, nessuno si pone, sì. nel senso il buono del tempio, del Certo. termine. Cioè, nel senso, noi stiamo lavorando per cercare di fare questa. Stiamo cercando di creare qualcosa di originale, mescolando insomma un po' di cose, cioè un po' di musicalità, perché comunque ogni elemento del gruppo ha un suo background professionale già alle spalle, di anni di musica alle spalle. Per cui stiamo cercando proprio di trovare, diciamo, la chiave giusta. Io credo, adesso non posso anticipare niente, però secondo me l'abbiamo trovata, l'unica cosa per proprio di qualcosa che comunque ci identifica. Ecco, c'è qualcosa di originale. Quindi sperimentazione, siamo tutti degli sperimentatori, musicisti che hanno voglia di sperimentare, quindi di trovare suoni originali o comunque qualcosa di particolare, comunque dove non c'è una cosa che dice vabbè facciamo la canzone giusto perché così va su tutte le radio, fanno le solite No, cose, certo. le solite canzoni pop. Anche ci sarà anche qualcosa di pop, ma pop fatto con gusto. Ci puoi anticipare il titolo dell'album o no? Non lo, no, Non lo puoi assolutamente anticipare. no, No. perché è talmente potente questo titolo Ok. che non lo si può dire. No, Ok. sto No, scherzando. no, no. No, nel senso ci teniamo a mantenere ancora adesso questa cosa, però stiamo lavorando su questo disco e siamo
tra di noi siamo molto contenti. Speriamo che anche il pubblico sia, sia contento, ci continua a seguire anche nei concerti, tanto perché nel frattempo comunque qualche concerto lo facciamo. Ecco, non stiamo facendo tantissimi concerti, ma perché stiamo lavorando anche sul disco, per cui proprio perché non volevamo fare una cosa così, giusto per, invece no, vogliamo fare un disco con una certa cura, perché sarà un concept album. A questo punto Nevus, in bocca al lupo e grazie per l'intervista che ci hai rilasciato. Ma grazie a te e che non crepi il lupo, perché sennò assolutamente.